Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Azzurra Sport. Oggi spazio a volley, basket e calcio. Cominciamo dalle immagini della Igor, che è tornata al successo battendo 3-1 Conegliano, riguadagnandosi la vetta del campionato in coabitazione con la Pomì Casalmaggiore, battuta da Modena. Dopo tre sconfitte consecutive torna al successo la Igor Gorgonzolano. Vala lo fa nella maniera migliore, vincendo 3-1 il match casalingo contro la Imoco Conegliano e soprattutto riconquistando la vetta della classifica. Un segnale questo che forse la tensione accumulata nelle scorse settimane per una crisi che era di che altro di gioco ma e di risultati, ma che tutto sommato evidentemente non aveva intaccato la solidità di questo gruppo, è stata un pochettino eccessiva per una formazione che nel momento in cui ha avuto la capacità di giocare di squadra è riuscita a tirare fuori una prestazione molto molto importante. Un successo sofferto, faticato, perché di fronte Conegliano ha dimostrato di essere una squadra importante, una squadra con grandi individualità, con tanti centimetri, che certamente ha messo in difficoltà il gioco offensivo della Igor, che però alla fine è riuscita ad emergere con un eccellente 42% in attacco, ma soprattutto con 9 punti, 9 muri a punto e con una prestazione corale di altissimo livello. Certamente brillano i 25 punti di Samantha Fabris, 12 quelli messi a segno soltanto nel primo set, 12 punti, 14 punti anzi per Elena Rousseau, sicuramente una delle note liete di questa partita, finalmente per lei, per la belga, un po' di salute, il tempo, la possibilità di lavorare e una prestazione molto molto importante. Ma molto bene anche le centrali con 10 punti di Martina Guigi, 12 di Sara Bonifacio, chiamata a sostituire Cristina Chirichella e prontissima nel dare il suo contributo significativo a una squadra che proprio grazie ai suoi punti, ai suoi muri, è riuscita a chiudere un combattutissimo quarto set. Molto bene in cabina di regia Noemi Signorile, messa molto sotto accusa, sotto esame nei giorni scorsi da tutto l'ambiente, ha risposto direi con una prestazione di grande maturità, di grande lucidità, una passaggio credo molto importante per la sua crescita come giocatrice. Dall'altra parte i 18 punti di Robinson e di Easy Urch e 12 punti di Serena Ortolani, ma nel complesso tanti errori per quanto riguarda Conegliano, 7 in attacco, 9 in ricezione, ben 12 al servizio. Questa, proprio il servizio che è stata probabilmente la chiave di volta per la squadra di Luciano Pedullà per girare la partita. 13 errori, è vero, per Novara, ma ben 9 ace, 3 dei quali di Elena Rousseau. È stato probabilmente questo il modo in cui Novara è riuscita a dare una spallata al match. Novara che dunque riparte dal primo posto in classifica, e anche questo è insomma un bel segnale, un bel punto di partenza per una squadra che adesso dovrà ritrovare continuità. Quello che le è mancato sino ad ora se la troverà sicuramente, potrà regalare grandi soddisfazioni al suo pubblico. Le telecronaca dell'incontro questa sera lunedì alle 23.10 e riproposta giovedì alle 20.35. Ed ora il basket in Serie 2, sconfitta ai supplementari per la Pafoni, che si è arresa 87-84 al Palatiziano contro la Virtus Roma. Grande rammarico per la squadra di Magro, che non ha sfruttato nei tempi regolamentari un vantaggio di 3 punti a 11 secondi dalla sirena. Top scorer del match nella fila dei rossoverdi Zanelli, autore di 24 punti, mentre per l'Acea Maresca ha scritto a referto 25 punti. Una canestro di Resca a pochi secondi dalla fine consegna alla Mammi una vittoria importantissima, 68-66 contro i Crabs Rimini, una delle nobili decadute di questo campionato di Serie B. Due punti davvero importanti per il morale e soprattutto per la classifica della Mammi, che sale a quota 6 staccando il CUS Torino, fermo a 2 e prossimo avversario della Mammi, e mettendo nel mirino allo stesso tempo Bottegone, che di punti in classifica invece ne ha 8. La partita contro Rimini è stata una partita in cui la Mammi ha sempre tenuto saldamente in mano le redini del gioco fino a pochi minuti dalla fine. Nel primo quarto infatti i biancorossi conducono 24-18 mettendo in mostra ottime soluzioni offensive con Federico Ferrari che chiuderà a quota 17 con 3 su 7 da 2 e 3 su 7 da 3. Il margine di vantaggio rimane inalterato nel corso del secondo periodo, infatti all'intervallo la Mammi conserva 6 punti di margine sul 42-36.
i punti di vantaggio diventano 7 nel corso del terzo quarto, anche perché la Mami gioca bene soprattutto in difesa, non concedendo tiri facili agli avversari che hanno le polveri bagnate, soprattutto negli uomini di punta, in particolare Tassinari e Foiera, grande esperienza per questa coppia che chiuderanno con soli 6 punti complessivi all'attivo. Poi, come dicevamo, nel corso dell'ultimo periodo, forse per un po' di paura, forse per un po' di stanchezza, la Mami presta il fianco al prepotente ritorno di Rimini, che quando mancano 2 minuti alla termine mette anche il naso avanti. Il protagonista nella finale diventa Andrea Resca, prima il canestro del pareggio, poi il canestro della vittoria per l'ex play di Uragna e Paffoni, che chiude con 13 punti, 6 su 13 alla tiro, 3 rimbalzi e 3 assist. Già detto dei 17 di Ferrari, buona la partita anche del lungo paesano con 4 su 6 dalla media distanza e 9 rimbalzi. Per gli ospiti invece 15 punti dell'ex Agropoli romano e 14 di Panzini. E sempre per il basket, la Poli Opostici Pir Domodossola non ha avuto la minima difficoltà a battere al Palaraccagni Fossano. Quarta vittoria consecutiva, settima vittoria su 8 partite in campionato per la Poli Opostici Pir Domodossola, che si è imposta 81 a 55 contro Fossano. Un'altra grande prestazione da parte degli uomini di Alessio Fioravanti, che hanno ottenuto un'altra importante vittoria davanti a un grande pubblico. Hanno vinto di 26 contro una squadra giovane, contro una squadra meno esperta rispetto alle altre che sono arrivate qui a Domodossola, ma comunque una vittoria importante per continuare questo sogno, per continuare a rimanere da soli in vetta. Siamo contenti perché comunque abbiamo molto seguito, il tifo è molto caloroso, quindi noi abbiamo fatto contenti loro, però ci siamo fatti anche contenti noi, perché comunque queste partite qui hanno molte insidie, lo dimostra anche la partita con Alessandria che abbiamo perso in casa. Stavolta abbiamo imparato la lezione, siamo stati bravi a essere concentrati per 40 minuti a portare la partita a casa. È stata una partita che, diciamo, è andata nel solo vostro senso, però siete stati, come ha detto lei, bravi a portarla in quel senso. Non è mai facile. No, non è mai facile. Io mi aspettavo che gli ultimi 2 quarti, avendo già messo la partita in ghiaccio nei primi 2, ci fosse un calo di ritmo. Preferirei che non ci fossero, però è anche normale. Allarghi le rotazioni, poi è chiaro che non puoi pretendere 40 minuti la stessa intensità. Ora noi però bisogna essere bravi, perché le prossime 2 avremo 2 partite che vanno giocate per 40 minuti e quindi ci alleneremo per quello. La giusta mentalità per proseguire questo sogno, perché siete in altissimo in classifica, avete ottenuto anche grandi risultati fino a qui. Siamo primi da soli. Manca 3 giornate alla fine del giro d'andata, è chiaro che ora l'obiettivo diventa provare ad andare alla Coppa Italia, che ci andrà la prima. Abbiamo le 2 partite con Alba e Crocetta che saranno decisive, e quindi niente, siamo in corsa, cioè siamo in ballo e balliamo. E siamo al calcio, nel prossimo servizio ospiti e contenuti della puntata di Dilettanti per Dire, in cui ci sarà spazio per la situazione di Pettinaroli, ormai quasi sicuramente esonerato dalla guida dell'Omegna. Di nuovo insieme con Dilettanti per Dire, tanta carne al fuoco, a cominciare dalla situazione dell'Omegna. Questa sera è in corso anche un incontro in società per cercare di prende la decisione definitiva, ma si va verso l'esonero di Robert Pettinaroli, mentre non ci dovrebbero essere le dimissioni del direttore generale Walter Zanni. Ne parliamo con tanti riflessi filmati, tante immagini, tante interviste. Nella prima parte insieme Antonio Talarico, vice allenatore delle Gozzano. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. E al direttore sportivo dello Stresa, Filippo Biscuola. Ciao Filippo. Sì, ciao Daniele, buonasera a tutti. 28 punti in classifica, domenica a Santià, poi il derby con la Juve Domo prima della sosta. Uno Stresa che dopo la pareggite è tornato a correre, grande 3-0 a Borgomanero. Sì, la squadra aveva già dato una prova
è importante proprio con Colomegna domenica scorsa, vincendo 4-0, ma al di là del risultato, imponendosi con una prestazione giusta di corsa, di voglia e di atteggiamento. Ieri era ancora più difficile perché incontravamo, a mio avviso, una delle squadre più attrezzate per arrivare alla fine del campionato, a vincere questo campionato, e lo Stresa Operaio sicuramente ieri ne è uscita alla grande. 7 gol in 2 partite, tra poco il mercato, Dugnani ad Arona. Sì. Giusto. E poi qualche movimento in entrata in 10 secondi. Sì, daremo un giovane, abbiamo un giovane in uscita, forse anche Lippari, e poi in entrata un paio di... Ne parliamo dopo. Tonio, quanto era importante il ritorno successo per il Gozzano che c'è stato? Tanto importante. Adesso siamo al record di punti per quanto riguarda il Gozzano nel girone di andata, siamo soddisfatti, speriamo di aver passato il periodo buio, essere usciti dal tunnel. Rivediamo un po' a Pinerolo di fare altri 3 punti. E questo e molto altro parleremo di Tanti per Dire. Nella seconda parte avremo Davide Tabozzi, tecnico del Piedimulera, e Roberto Chiaravallotti, mister del Bogogna. 20.35, riproposta il martedì alle 13 e alle 16.40. www.tuttonotizie.info se vi siete persi qualcosa. Azzurro Sport torna domani alle 18.30. Arrivederci.